dice così. Il secondo principio della termodinamica è quello che dice che se hai un acquario e vuoi fare una frittura mista, non è detto che dopo puoi riavere l'acquario. Perché non è vero che nulla si crea e nulla si distrugge. Perché in ogni passaggio si perde qualcosa. Si chiama entropia e non è recuperabile. Per cui non tutti i passaggi possono essere fatti all'indietro. Alcune volte sì, ma applicando della fatica, del lavoro. Se tu dici non esiste società, solo uomini, donne e famiglie, e poi ne fai a meno per 20 anni di allegro mercato. Signora Thatcher, se poi ci serve ancora indietro, possiamo riaverla o è troppo tardi? L'entropia in una merce sono gli infiniti passaggi che una merce fa per diventare quello che noi consumatori incontriamo. C'è una differenza enorme, non sono contro il mercato, ma c'è una differenza enorme tra il costo che serve a produrre una cosa e quella che è la regola della convenienza che determina quel prezzo in base a una convenienza che apparentemente ci mette tutti sullo stesso piano, ma a volte massacra quelli che stanno sotto, quelli che hanno creato, quelli che sanno fare il lavoro, che creano le cose. C'è solo un'intelligenza che può ridare un valore a queste cose, non soltanto il prezzo. È questo che mi fa dire, signora Thatcher, che questa straordinaria occasione costruita da 20 anni in cui il mercato ha riempito la nostra vita, forse sono 20 anni in cui abbiamo perso qualcosa. Ho un'altra idea di libertà, signora, sto dicendo solo questo. Quando Reagan diceva voglio un paese in cui per tutti ci sia la libertà di diventare ricchi, credo lo sapesse, signora, che offriva alla gente le stesse probabilità del superenalotto. Queste non sono speranze, sono calcoli delle probabilità infinite. Se ti rassegni alla miseria, non devi sperare in niente. La paura e la miseria sono due facce della stessa medaglia. Se non fai niente, la paura aumenta. La speranza la devi costruire. In cosa? Te lo devo mica dire io? Non te lo devo dire io. La speranza è una capacità. Se riesci a immaginare di poter fare qualcosa, di poterlo fare con qualcun altro, sei libero di costruirtela. Se non lo fai, se ti rassegni al realismo, sei in miseria ed essa aumenta, maledizione ad ogni passaggio. Io ho un'altra idea di libertà, signora Thatcher.